Gianluca Zelli, Azione Politica. Prima di tutto, ecco, proviamo a definire questa nuova forza politica che è alleata nella coalizione centrodestra. Sì, noi oramai sono 2 anni che siamo nati, siamo un movimento civico, anzi oserei dire anche l'unico movimento civico di questa tornata elettorale. Siamo partiti cercando di andare sui territori, che è quello che secondo noi è mancato in questi anni da parte dei partiti, quindi diciamo non è che mettiamo in discussione i partiti, perché tutti noi abbiamo votato e abbiamo fatto parte di partiti, però sicuramente oggi ci sentiamo una forza complementare ad essi, e quindi chiaramente stiamo cercando di riscoprire quello che è venuto meno nell'ultimo periodo, quello di andare sui territori, lavorare sugli amministratori locali, cercare di fatto. Noi il nostro programma, dopo la convention del 14 dicembre del 2017, ce lo siamo fatto dettare dai nostri elettori e dai cittadini in generale, e sulla base di quello poi chiaramente abbiamo inserito i candidati. Punto forte del vostro programma è la sanità. Sappiamo che la sanità ricopre l'85% della spesa dell'ente regionale. C'è grande dibattito sull'applicazione del decreto Lorenzin, che secondo qualcuno e secondo voi nello specifico è rimasto a metà. Ma più che è la nostra parte preponderante, diciamo, come giustamente diceva lei, è la parte più importante da un punto di vista di bilancio regionale, quindi è chiaro che anche nel nostro programma ci sia una parte rilevante di questa parte. Noi abbiamo una visione completamente opposta rispetto a quella che sono stati gli ultimi 4 anni e mezzo, cioè nel senso che gli ultimi 4 anni e mezzo si è cercato di continuare ad investire su siti singoli, vedesi il project financing di Chieti, piuttosto invece che andare a sviluppare quello che è ormai il futuro, il presente, a prescindere adesso da decreto o non decreto, che è il territorio. Cioè lei si riferisce ai grandi ospedali? Esatto, ai grandi ospedali. I grandi ospedali centrali nelle città di capoluogo devono chiaramente sviluppare le eccellenze e devono lavorare sulle eccellenze, ma tutto il resto, basta, io le do un dato fondamentale, che è quello della percentuale dei ricoveri cronici. L'80% dei ricoveri che vengono fatti agli ospedali sono ricoveri cronici, che possono essere tranquillamente gestiti sul territorio. Soprattutto le persone anziane, ad esempio. Persone anziane, malattie croniche, persone che si devono curare, e quindi vengono gestite in tutte le regioni, perché poi insomma anche qua non è che bisogna sempre per forza cercare di trovare l'uovo di Colombo, no? Abbiamo delle regioni che funzionano in Italia, che di fatto sono anche nostri competitor, perché non ci dimentichiamo che il 16% degli abruzzesi si vanno a fare esami o piuttosto che ricoveri fuori dalla regione Abruzzo. Quali sono i buoni esempi, le può citare? Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, per dire sull'Emilia Romagna, che è uno dei punti che noi abbiamo studiato per il nostro programma, ci sono appunto per gestire queste cose che le stavo descrivendo prima sui territori, gli ospedali di comunità. All'interno degli ospedali di comunità si vanno a gestire proprio quei casi che dell'80% dei ricoveri cronici. E cosa offrono questi ospedali di servizio? Hanno una preponderanza infermieristica piuttosto che medica, e chiaramente la presenza medica. Perché? Perché ci sono alcune cure che possono essere gestite tranquillamente da questo punto di vista, quindi senza chiudere gli ospedali periferici, mantenendo le cure vicino al cittadino, facendo a fianco chiaramente una rete di emergenza urgenza, perché anche lì dobbiamo andare a dare servizi ai nostri cittadini, però è chiaro che togliamo quello che è oggi l'intasamento del pronto soccorso, l'intasamento dei reparti di eccellenza, perché oggi all'interno dei reparti di eccellenza noi ci dobbiamo andare a gestire tutto, malattie croniche, emergenze. Servirebbe solo per l'emergenza, No, più che per l'emergenza servirebbe per l'eccellenza, non l'emergenza. Quindi significa andare a fare una persona che ha una malattia che purtroppo deve essere gestita in un anno e mezzo, perché non tutte le cose, non sono tutte appendiciti, che vado in ospedale, faccio l'appendicite e esco. Ci sono fasi riabilitative, ci sono fasi anche diverse da questa. Quelle sono tutte situazioni che possono essere gestite vicino alla casa dei pazienti. Abbiamo tante strutture periferiche che potrebbero essere riconvertite in questo modo. Perché è contrario al project financing di Chieti? Perché non risolve niente. Cioè, se io continuo a centrare sui capoluoghi tutte queste cose che noi stiamo dicendo, significa che noi ogni 4-5 anni dovremo fare una nuova ala. Allora, non serve, noi dobbiamo cercare le soluzioni per i cittadini, non dobbiamo semplicemente... Andrebbe rimpicciolito paradossalmente, non ingrossato. Andrebbe, no, più che né rimpicciolito né ingrossato, andrebbe semplicemente efficientato, che è una cosa che funziona in tutte le parti del mondo, che noi non riusciamo a vedere e neanche a percepire. Insomma, basta con...
i grandi interventi, costa più di 200 milioni, in parte anche di privati, ma la stessa cosa potremmo farla anche come è stato fatto, sempre prendiamo l'Emilia, sull'ospedale di Sassuolo. L'ospedale di Sassuolo è un intervento pubblico-privato, quindi simile al project di Chieti, dove il 49% è pubblico, il 51% è pubblico, a gestione però privata, quindi hanno salvato un ospedale che andava a chiusura e oggi è una delle eccellenze migliori dell'Emilia Romagna. Quindi, cioè, quel tipo di progetto si può sposare benissimo facendo funzionare però la sanità, quindi non solo mettendola all'interno dei soliti siti. Cioè, noi dobbiamo sviluppare le eccellenze nei centri urbani e andare, siccome siamo una regione che per 2/3 è montana, andare sulle situazioni periferiche a trovare soluzioni per i cittadini. Altro aspetto su cui insistete molto è il fascicolo sanitario. Ecco, spieghiamo di cosa si tratta e qual è lo stato dell'arte in Abruzzo. Allora, il fascicolo sanitario è un'altra cosa che velocizza i processi e quindi chiaramente le cure del cittadino, ma soprattutto le rende più fruibili a tutti quanti, no? Cioè, che è quello che era una volta è più conosciuta come la cartella clinica elettronica, cioè quindi avere la possibilità per tutti i medici, perché attenzione, il paziente viene trattato come in una filiera, cioè lo prende il medico curante, magari gli chiede un ricovero, poi va a fare riabilitazione in un centro di riabilitazione, o poi magari in futuro arrivare nei famosi ospedali di comunità. Allora, tutto questo oggi viaggia su cartaceo, su richieste di cartelle cliniche cartacee, quindi tempo per aspettare la cartella clinica, telefonate, abbiamo il medico che per amicizia telefona. Allora, noi siamo in una situazione in cui oggi, se si va in Lombardia tramite un'app con tutti i telefonini che abbiamo tutti, io posso andare a prenotare un esame piuttosto che un ricovero. Allora, noi non possiamo stare che noi abbiamo invece, da questo punto di vista, primari all'interno degli ospedali centrali, quindi neanche quelli periferici, che non hanno neanche il computer e quindi non utilizzano il fascicolo elettronico. Il fascicolo elettronico significa che nel momento in cui io ho fatto un esame o un ricovero in ospedale, il mio medico di base può vedere quello che è successo, il fisioterapista... È tutto lo storico di una persona. E è immediato, non devo fare richieste, non devo perdere giornate di lavoro per andare a chiedere la cartella clinica, non devo aspettare le fotocopie, è tutto immediato e quindi a zero i tempi di attesa fondamentalmente. Un progetto di attivazione del fascicolo elettronico c'era in Abruzzo, ma praticamente è rimasto, le dice, disatteso. No, è rimasto completamente fermo, non c'è l'infrastruttura tecnologica per farlo, non c'è l'infrastruttura informatica per farlo e chiaramente, ripeto, se le priorità sono altre che quello di fare grandi complessi, poi uno non si distrae da quello che è veramente la soluzione per i cittadini. Ultima domanda, che clima respira in questi ultimi giorni di campagna elettorale? Bah, ottimo, ottimo, vediamo che le persone, quello che poi abbiamo detto e pensavamo dall'inizio, cioè la gente è stanca della cattiva politica, non è stanca della politica, invece vediamo tante persone che hanno voglia di fare, di mettersi in discussione, di aiutare e questo, insomma, noi secondo me siamo una delle risposte, poi è chiaro da questo punto di vista sono di parte, però io ultimamente dico sempre che il risultato di azione politica sarà veramente la cartina tornasole per la voglia di cambiare che ha questa regione, perché siamo un movimento civico nuovo, non abbiamo persone candidate che siano già state in regione, tutte le nostre persone o sono amministratori locali o sono professionisti, quindi cerchiamo di fare un ricambio generazionale competente. Il nostro programma nasce da quello che i cittadini ci hanno suggerito e su quei programmi abbiamo messo i nostri candidati, quindi secondo me sono convinto, insomma, che questa regione ha voglia di cambiare, ha voglia di rinnovare e avremo un grande risultato l'11 febbraio.